Allora, buongiorno. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme la soluzione del laboratorio 3 e diciamo, verificare i dettagli di come andare a gestire R e i documenti Markdown che saranno poi il punto di partenza per andare a costruire delle visualizzazioni e analisi dei dati. Giovedì prossimo non ci sarà laboratorio, ma ci sarà diciamo, lezione con esercizi, quindi andremo avanti con delle librerie di R. In particolare delle librerie per analizzare, ripulire e organizzare i dati, quello che si chiama data wrangling, e poi parleremo di visualizzazione con un'altra libreria ancora che si chiama ggplot. Ma per il momento ci focalizziamo sul nostro laboratorio della scorsa settimana. L'obiettivo era familiarizzare con R e con l'uso di notebook e Markdown in generale. Ci sono sostanzialmente due dataset utilizzati nell'esercizio, negli esercizi successivi. Uno è quello che arriva da questo package di SLabs, che è un dataset che contiene informazioni su omicidi negli USA nel 2010 e poi c'è questo piccolo dataset con quello evidenziato qui sotto con le temperature e delle città. Ho cambiato il tipo di documento per questo Lab 3 in notebook in modo che salvando di volta in volta vengano aggiornate le preview. Quindi scorro anche nel sorgente la posizione, quindi una cosa che molto spesso si fa quando abbiamo a che fare con un dataset è quella di iniziare a vedere che tipo di dati ci sono per avere un'impressione immediata. Quello che normalmente si fa è utilizzare la funzione head a cui passo il nostro data frame che si chiama Marders e qui sostanzialmente permetto di andare a eseguire. Attenzione che se io eseguo questo vi dice attenzione Marders non è stato trovato. Perché? Perché i due chunk di codice precedenti non sono stati eseguiti, quindi devo ricordarmi di eseguirli esplicitamente oppure vede che ci sono due pulsantini qui, quella la freccia verde verso destra che è run current chunk, oppure quella sopra, quella a fianco, scusate, che è run all chunks above. Quindi questo vuol dire che esegue tutto quanto precede e poi si ferma. Quindi faccio eseguire tutto quanto precede e poi eseguo questo. Il risultato, come vedete, è una sintesi dei dati che si trovano in questo dataset, in questo data frame. Le righe sono numerate, head ne stampa 6, okay. Le informazioni sono lo stato, l'abbreviazione, la regione, la popolazione e il numero totale di omicidi. Possiamo accedere alle colonne utilizzando o l'operatore di accesso che si chiama anche il dollaro oppure l'operatore di estrazione che invece è la doppia quadra. Ricordatevi che quando abbiamo a che fare con un data frame la doppia quadra permette di estrarre i valori della colonna, mentre invece usare una singola quadra vuol dire estrarre uno slice, una fetta del data frame che include sostanzialmente la colonna o le colonne che vado a specificare.
come faccio a ottenere la colonna abbreviazione con i due operatori? Allora inizio con il mio data frame, dollaro e poi abbreviazione. Oppure mothers, dollaro, scusate, doppia quadra e poi qui metto il nome della colonna che è hub. Attenzione, la grossa differenza è che in un caso, quando ho l'operatore di accesso, uso sostanzialmente il nome come fosse un identificatore. Quando invece vado ad utilizzare l'operatore di estrazione, devo utilizzare una stringa. Okay? Questo secondo operatore, sebbene sia più scomodo da scrivere, mi permette di andare a fare una cosa di questo tipo. Ad esempio, nome colonna uguale hub e poi qui vado a mettere nome colonna. Okay? Quindi mi dà la possibilità di andare a parametrizzare la colonna che voglio estrarre. Okay? Vedete che vengono stampate due volte le colonne, cioè i contenuti della colonna che corrisponde all'abbreviazione. Tanto per darvi un'idea, se io vado a fare mothers singola quadra e vado a prendere la colonna hub, quello che ottengo, vedete, è un data frame che contiene un'unica colonna, rispetto a semplicemente un vettore con gli elementi della colonna. Okay? Salvo e mi trovo qui sulla destra quello che ho fatto. Okay? Vedete che in questo caso mothers con l'operatore di indice fa quello che è uno slicing. Ovviamente posso anche andare a mettere più di un nome o più di un indice andando a prendere veramente un sottoinsieme verticale, un taglio verticale del nostro data frame. L'errore 99 è dovuto al fatto che probabilmente non c'è l'immagine knit.png, che è quella che trovate qui alla riga 55. Se voi togliete questo knit, dovrebbe funzionare tutto. Okay. Oppure, in alternativa, copiate il file che vi ho messo in chat adesso e mantenete quello che c'era prima, ok? Quindi uso base di data frame. È bene tenere presente che in data frame ogni colonna ha un tipo, ok? Quindi mentre quando andiamo a considerare un vettore o una matrice, tutti gli elementi hanno lo stesso tipo, quindi sono tutte stringhe o tutti valori numerici, in un data frame ogni colonna ha un tipo proprio. Lo possiamo vedere anche qui, quando abbiamo stampato head, vedete che stampando un data frame, per default, sotto il nome della colonna viene messo tra diciamo, minore e maggiore, tra parentesi angolari se preferite, il tipo abbreviato, quindi CHR per character, FCTR per factor, DBL per double, che in realtà è numeriche. Okay? Quindi
Questo mi permette di andare a vedere subito d'occhio qual è il tipo. Ovviamente posso utilizzare la parola class a cui passo una colonna e a questo punto la classe, la funzione classe mi dice qual è il tipo. Per cui, ad esempio, mothers$state mi dà carta. E se lo faccio con gli altri, vado a prendere region, ad esempio, abbreviazione region, population, e l'ultimo è total. Se eseguo e salvo, ottengo di qua per ogni colonna il tipo. Ok, a questo punto, piccola informazione, il tipo factor è un tipo che mi consente di andare a memorizzare non dei numeri, non delle semplici stringhe, ma dei possibili livelli. Okay. Per cui se io utilizzo la funzione levels sulla nostra colonna che si chiama region, quello che ottengo sono questi vari livelli. Northeast, South, North Central e West. Quindi vuol dire che in quella colonna possono comparire soltanto quei quattro valori. E poi ovviamente qui vi chiedeva di mettere il minimo di mothers dollaro total e il massimo. Okay? Quindi i livelli, il minimo e il massimo. Quindi andiamo da 2 a 1200. La funzione table è molto utile perché ci permette di andare a contare quante occorrenze ci sono per ogni possibile valore della nostra colonna. Quindi table di mothers dollaro region mi dice quante volte compare ognuno dei livelli della regione. Posso andare a esprimerli in termini di proporzioni. Okay, quindi se questo lo chiamo frequenza e poi vado a stampare, se voglio stamparlo come proporzioni, posso fare proporzione uguale a frequenza diviso totale delle frequenze. Okay. Se io vado a vedere le proporzioni, quello che ottengo è dei numeri che sommati tra di loro mi danno 100. Se voglio calcolare le percentuali, posso fare proporzione per 100.
quindi andando a stampare i due, prop e percento, vedo che ottengo i vari numeri e le percentuali. Quello che posso fare è sulle percentuali, ad esempio volendole andare a rappresentare non come numeri, ma con il simbolo percento in fondo, e fare ad esempio paste o paste 0. Paste 0 semplicemente mi mette le stringhe così come sono, senza spazi. Il paste senza lo 0 mi mette uno spazio tra i vari elementi. Virgola. Percentuale. Vedete che me li stampa così, però con un sacco di cifre decimali. Per cui una cosa che posso fare è fare un arrotondamento con la funzione round di questo a, ad esempio, due cifre decimali. Ovviamente in questo modo io mi sono perso, perché la funzione paste sostanzialmente mi elimina i nomi che erano associati ai quattro livelli, quindi quello che posso fare ad esempio è ancora fare un names di PCT, quindi vado a assegnare ai nomi di queste percentuali i nomi che erano nelle frequenze, quindi quello originale. Vedete che ho i nomi e sotto le percentuali, rappresentate ovviamente come stringhe. Un altro modo di andare a vedere una sintesi dei dati è fare quella che si chiama summary di Mardos del nostro dataset. Questo per ognuno delle colonne ci stampa le caratteristiche fondamentali. Allora, quando una colonna è di tipo stringa, come vedete, mi dice semplicemente che ha lunghezza 51 ed è di tipo character. Class e mode sono due modi leggermente diversi di andare a indicare il tipo del file. Okay? Il mode è esattamente la modalità di memorizzazione, la class potrebbe essere qualcosa di leggermente diverso, perché è possibile mettere più classi, più assegnare più classi a uno stesso oggetto, in modo da poter trattare in maniera un po' più flessibile tutto. Ma sappiate che sostanzialmente in buona parte dei casi class e mod coincidono. Per quanto riguarda region, vedete che sono riportati i livelli e la frequenza. Okay. Per quanto riguarda popolazione totale, che sono valori numerici, abbiamo la sintesi con sei numeri. Quindi il minimo e il massimo, primo e terzo quartile, e poi mediana e media. Ok? In questo ordine. E quindi ci danno una sintesi dei valori. Quindi vediamo che, ad esempio, il numero totale va da 2 a 1257, la popolazione va da 563.000 a 37 milioni. Okay. Un bel divario tra gli stati più piccoli e quelli più grandi. Se voglio andare a ordinare la popolazione, quello che posso fare è utilizzare semplicemente la funzione sort Mardos dollaro population. E quindi dal più piccolo al più grande. Se voglio ordinare i nomi degli stati in base alla rispettiva popolazione, cosa posso fare? Non posso utilizzare sort, perché sort utilizza i valori stessi. Devo andare a calcolare l'ordine, e l'ordine è calcolato sulla popolazione. Quindi ordine uguale order
della popolazione, quindi il nostro dataset dollaro population, e andare a fare un'operazione di slicing in cui vado a prendere gli elementi di mothers dollaro state secondo gli indici che sono dati dall'ordine definito dalla popolazione, quindi ordine. Okay. L'ordine che era richiesto qua è un ordine decrescente, quindi quello che posso fare è sostanzialmente o mettere qui un meno, quindi se ordino in base al meno la popolazione è ovvio che il più grande diventa più piccolo e viceversa. Okay? Quindi mi ritrovo la California in prima posizione e il Wyoming per ultimo. Un'altra possibilità è utilizzare la funzione rev che sostanzialmente prende un vettore e me lo ordina al contrario, quindi mi inverte l'ordine, il primo elemento diventa l'ultimo e viceversa. Okay? Due modi alternativi. Okay? Quindi questo oppure invece di utilizzare rev posso mettere il meno. Okay, quindi torniamo qui e abbiamo gli stati. Ultimo passaggio, ordinare il dataset in base a il numero di omicidi, cioè la colonna total. Per omicidi è uguale a il nostro murders e qui vado a utilizzare come indice order di murders dollaro total e una virgola. Ricordatevi che devo andare a utilizzare l'indice per fare uno slicing delle righe, mentre invece le colonne non vengono toccate. Quindi se vado a riportare il mio per omicidi, quello che ottengo è, vedete, quello che vedo qua è il Vermont con due omicidi, il più piccolo, quello con meno omicidi. Se vado a finire l'ultimo, vedete che mi ritrovo la California con 1257. Allora, questi sono insomma, meccanismi fondamentali per andare a osservare i dati. Ricordatevi sempre di andare a guardare i dati prima di analizzarli o prima di fare dei grafici. Perché se conoscete un po' i dati, i grafici riuscite a farli con un senso, altrimenti rischiate di avere qualcosa che è difficile da comprendere. Conversione di temperature, ok? Quindi a partire dal frame city temps, calcolare temperature in Celsius a partire da quelle espresse in Fahrenheit. Quindi quello che posso andare a fare è prendere city temps meno 32 e moltiplicare il tutto per 5 noni. Scusate, city temps è tutto il data frame, quindi devo andare a prendere le temperature in Fahrenheit.
Ora, invece di andare a semplicemente calcolarle e stamparle, vorrei aggiungere una colonna a fianco di quella che già esiste delle temperature Fahrenheit, che consiste nella conversione in Celsius delle temperature Fahrenheit. Quindi quello che posso fare è andare a dire city temps dollaro temperature underscore C, assegnazione, e metto sostanzialmente quello che avevo fatto prima. E poi vado a rivalutare city temps in modo da mostrarlo. E quindi vedete che qui sulla destra abbiamo anche qui la città, la temperatura in Fahrenheit e la temperatura in gradi centigradi. Usando lo stesso approccio posso andare a calcolare, ad esempio in Marders, una colonna che si chiama rate, che è uguale al tasso di omicidi, quindi il numero di omicidi per ogni 100.000 persone. Quindi Marders dollaro total, numero di omicidi diviso Marders dollaro population. Così sono gli omicidi per persona. Se io voglio avere gli omicidi per 100.000 persone, devo ancora dividere per 100.000. Vi faccio notare che qui Marders, lo ripeto un sacco di volte, un modo alternativo di fare questa operazione è quello di dire Marders.rate uguale with Marders, quindi uso Marders come, diciamo, contesto in cui andare a identificare i nomi, total diviso population diviso 100.000. E questo sostanzialmente mi evita di andare a ripetere più volte Marders dollaro. Qual è la media del tasso di omicidi? Uso la funzione min di Marders dollaro. Che è 2.7 in 2 alla meno 10. La funzione 5num mi dà scusate. Qui non devo dividere, ma devo moltiplicare. Okay, altrimenti ho okay, è 2.7 e 5num mi dà il minimo 0,3, il massimo 16,45, primo quartile, mediana e terzo quartile, 3,38. Okay. A questo punto lavoriamo un po' con gli indicatori. Domanda.
quanti sono gli stati il cui tasso di omicidi è minore o inferiore, minore del o inferiore al, direi che non è italiano questo, del primo quartile, calcolato qui sopra, il primo quartile è il secondo elemento di questo five num. Quindi diciamo che Q1 possiamo dire che è five num, quello di sopra, e andiamo a prendere l'elemento con indice 2, quindi 1.25. Ok? Una volta calcolato il primo quartile, voglio sapere quanti sono gli stati che hanno un tasso inferiore. Okay? Quindi, indicatore less than Q1, e vado a mettere Arders dollar rate minore di Q1. Quell'indicatore, ve lo calcolo al volo e ve lo stampo qui sotto un attimo, è sostanzialmente un vettore di valori booleani che hanno valore true, dove il valore inferiore al quartile 1 è valore falso altrimenti. A questo punto, per sapere quanti sono, posso semplicemente fare la somma di indicatore LT Q1. Quando faccio la somma di un array di valori booleani, il risultato è di convertirli in valori 0, 1, quindi falso diventa 0, true diventa 1, e quindi la somma mi dice quanti valori sono a true. D'altronde, essendo il primo quartile, essendoci 51 righe, mi pare, la mediana divide in due parti che hanno sostanzialmente 25 e 25, okay, quindi è il 26esimo valore. Gli altri due sostanzialmente mi dividono in due sottoparti che hanno 12 e mezzo e 12 e mezzo, quindi 13 elementi. Quindi è ovvio che il numero di elementi inferiore al quartile 1 sono 13. A seconda degli arrotondamenti potevano anche essere 12, ma diciamo che quello è il valore sensato. Usando un vettore indicatore, che è sostanzialmente questo che abbiamo calcolato prima, selezionare la porzione del data frame che corrisponde agli stati del primo quartile. Quindi, invece di utilizzare allora, domanda. Non funziona Q1, 5 num, murders, dollar rate, 2. Dipende dal tipo di errore. È possibile che tu non abbia calcolato murders rate qua sopra. Allora, che non stampi nulla è normale perché è un'assegnazione. Quindi se io faccio semplicemente questo, allora se biseguo questa riga, vedete che non stampa nulla. Se io voglio andare a vedere Q1, posso, dopo aver eseguito questa riga, andare a selezionare Q1 e fare control invio, command invio e vedere il Q1. Okay. Quando ho un'assegnazione, il risultato non viene mai mostrato. Okay? Quindi è giusto che Q1 freccia 5 num non mostri nulla. Anche in questo caso io avevo eseguito questa riga
e poi avevo selezionato il nome del reindicatore e a questo punto ho stampato il risultato. Okay? Se eseguo tutto, mi viene stampato semplicemente 13, che è il risultato dell'ultima espressione. Le altre espressioni non danno output perché sono delle segnazioni. Quindi, se ricordate, prima avevamo utilizzato order per andare a ordinare gli elementi. Quello che possiamo fare è andare a utilizzare un vettore indicatore per andare a selezionare un sottoinsieme delle righe. Per cui posso prendere mothers underscore Q1 e qui vado a prendere mothers quadre e vado a mettere indicatore LT Q1 virgola. Ricordatevi sempre la virgola perché se non mettiamo la virgola lì, se metto un unico indice, quell'indice viene considerato come un indice delle colonne. Quindi di solito vi dice le colonne non esistono. Devo mettere ind oppure gli indici numerici, cosa usate nel caso, virgola. In questo caso il primo indice viene utilizzato per le righe e il secondo indice, che in questo caso è omesso e quindi significa prendi tutto, sta per le colonne. Quindi posso andare a mettere qui sotto mothers Q1 in modo da vedere gli stati che sono nel quartile più basso, okay? Il 25% degli stati che hanno i valori più bassi in termini di tasso di omicidio. Altra condizione aggiuntiva, andare a riportare i dati relativi agli stati che si trovano nella regione West, che si trovano nel primo quartile, quindi un ulteriore sottoinsieme di questo, in cui però vado ad aggiungere la condizione che devono trovarsi nella regione West. Quindi posso prendere mothers Q1 e poi andare ad aggiungere una condizione. La condizione è che mothers Q1 dollaro region è uguale a queste. Ricordatevi uguale, perché questo è un confronto. Okay? Voglio ottenere un vettore di risultati true e false che poi vengono utilizzati come indice. Okay? Quindi virgola. Quindi in questo caso vedete che ho selezionato quelli della regione West. In maniera del tutto analoga potrei prendere mothers e andare a prendere come sottoinsieme quelli che hanno mothers dollaro region uguale West and, scusatemi, mothers dollaro rate minore di Q1. Scusate, ho dimenticato qui una virgola. Ecco, vedete, quando avete undefined column selected è perché avete dimenticato la virgola. Quindi, primo caso, cioè prima soluzione, ho preso già il risultato del data frame che avevo filtrato prima e ho aggiunto un'ulteriore condizione di filtraggio, oppure prendo data frame di partenza e metto le due condizioni ovviamente in end. Domande, in tutti questi casi usare un which è indifferente? Sì, allora io qui avrei potuto mettere
which, che sostanzialmente va a prendere gli indici per cui i valori sono true, e quindi di nuovo ho esattamente lo stesso risultato. Okay, non cambia nulla, nel senso che aggiungi un passaggio, nel senso che vai dall'array di valori booleani, vai a prendere gli indici dove che sono true, e quindi usi quegli indici per andare a fare un sottoinsieme del frame, del data frame di partenza. Quindi il risultato non cambia. Se io metto un vettore booleano uguale a C di true, false, true, false, false, true, e faccio which del mio vettore booleano, quello che ottengo è 1, 3 e 6, cioè gli indici degli elementi che sono a true. Allora, usare l'operatore in per creare un vettore indicatore che identifichi gli stati che hanno come abbreviazioni MAME, MIMO, MU. Ok? Quindi abbreviazioni C MAME MI Mo. Quindi definisco le abbreviazioni, le metto in un vettore separato perché così è più comodo da utilizzare. A questo punto vado a costruire un vettore indicatore abbreviazioni, che è sostanzialmente MARDERS dollaro abbreviazioni percento in percento abbreviazioni. Quindi vado a vedere tra gli elementi della mia colonna abbreviazioni quali sono in abbreviazioni. Quindi ottengo un vettore di valori booleani che indica quali elementi di MARDERS ab sono in quell'insieme. Se poi vado a valutare questo, quindi vedere il risultato, vedete che ho sostanzialmente alcuni che sono true, che corrispondono agli elementi di MARDERS dollaro ab che sono in quell'insieme. Usare lo stesso operatore per capire quali tra le abbreviazioni corrispondono ad abbreviazioni reali. In questo caso a me interessa sapere quali tra quelle abbreviazioni stanno nelle abbreviazioni degli stati. Quindi, quali e abbreviazioni, cento in percento, MARDERS dollaro ab. Okay. Quali, ve lo faccio vedere qui sotto un attimo, è un vettore indicatore. Chiaramente. Se voglio avere l'elenco, devo andare a utilizzare questo vettore indicatore per prendere il sottoinsieme delle abbreviazioni che sono true. Quindi, se faccio abbreviazioni quadre quali, ecco, in questo caso ottengo che MAME e MIMO sono abbreviazioni di stati e MU ovviamente non c'è.
Se voglio sapere quali non ci sono, posso fare not quali. Okay? E ottengo mu. L'aspetto interessante di avere un vettore di indicatori booleano è che posso negare e ottengo sostanzialmente il complemento. Allora, qui c'è una breve descrizione della funzione cat che serve per andare a indicare come funziona. L'idea è che io do una serie di punti di taglio e per ciascuno di questi punti assegno tipicamente un'etichetta oppure un valore. Per cui questi tre valori, basso, medio, alto, sono le etichette che io vorrei andare ad assegnare. Quindi etichette sono sostanzialmente questi. Basso, medio, alto. Voglio andare a creare una funzione, una colonna rating, quindi l'idea è Marders dollaro rating. E qui vado a mettere sostanzialmente il risultato di cat, la colonna, i valori che voglio andare a usare per andare a identificare gli intervalli, quindi Marders dollaro rate, i vari intervalli, quindi sostanzialmente 0, 1, 3 e 20, e poi le etichette. Ricordatevi che il numero di etichette è uguale a il numero di punti di divisione meno 1, perché qui abbiamo i due estremi, quindi 0, 1, 1, 3 e poi 3, 20. Quindi identifichiamo tre intervalli con quattro numeri. Quindi dobbiamo vedere anche gli estremi. Quindi a questo punto possiamo andare a mostrare Marders dopo aver aggiunto questo. Allora, l'estremo inferiore scritto così è escluso. Allora, se noi andiamo a prendere cat, c'è un parametro che si chiama include lowest che è per default a falso e quindi non include mai l'estremo inferiore. Include sempre soltanto l'estremo superiore. Questo perché così se abbiamo da 0 a 1, 1 sostanzialmente è incluso nel primo intervallo ma non nel secondo. Se volessi mettere anche gli zeri, potrei mettere un valore più basso, meno 1, esattamente, sì. Write, scusate, write il contrario, mi permette di aggiungere il primo o... Se chiudere a destra o chiudere a sinistra, scusatemi. Write è per definizione uguale a true e il risultato è sostanzialmente, se non dico nulla, l'intervallo è chiuso a destra e aperto a sinistra. Uh,
In questo caso lo zero non è un problema perché in realtà non c'è nessuno con tasso a zero e quindi sicuramente zero è un valore più basso di qualunque altro. A questo punto se faccio questo ottengo questo risultato. Faccio scorrere di nuovo in modo da tornare ad allineare i due. E a questo punto, vediamo qua sulla destra, qui nell'editor non c'è perché era troppo stretta la finestra e quindi non mi ha fatto vedere. Devo andare a cliccare qui per vedere la colonna mancante. Invece qui a destra, che vedete un po' più grande, ci stava e quindi me l'ha messo. E questa è ovviamente una tabella insomma, interattiva perché anche qui nell'HTML posso andare a scorrere le varie paginate ed eventualmente scorrere le altre colonne. Calcolare le frequenze dei diversi rating, beh, in questo caso usiamo la funzione table con marders dollaro rating. Quindi basso 12, medio 20, alto 19. Qualche piccolo esercizio sulle funzioni. Scrivere una funzione f2c che riceve una temperatura in gradi Fahrenheit e la converte in gradi Celsius. Okay? Quindi fc assegnato a function riceve un f e deve convertirlo in c. Quindi sostanzialmente cinque noni per f meno 32. Okay. Lo posso scrivere così, oppure posso scrivere return tonde e lì dentro il valore. Ok? Di solito per semplicità ometto return quando ho semplicemente un'espressione. Quindi la funzione di verifica sostanzialmente eseguo questo, mi stampa 16. Nelle conversioni da Fahrenheit a Celsius, a meno che riusciate a fare a mente quell'espressione molto velocemente, i due numeri fondamentali da ricordare sono 16 e 28, perché il corrispondente Fahrenheit e Celsius, il corrispondente Fahrenheit di 16 e 28 Celsius sono i numeri inversi. Quindi 16 corrisponde a 61 e 28 corrisponde a 82. Non esattamente, ok? 16,1. La funzione è vettorizzata, quindi se vado a prendere un array così, ottengo il risultato? Sì, ok? Perché questa espressione qua, che io gli passi un valore unico, che io gli passi un vettore, calcola tranquillamente. Quindi se un vettore di una dimensione funziona, se un vettore con tante dimensioni, applico la stessa operazione a tutti gli elementi. E quindi è vettorizzata. Ok? Poi andiamo a mettere la funzione c2f, che è il contrario. C2F
se scriviamo l'equazione C uguale 5 noni per F meno 32 per 5 noni, faccio prima fare così, nove quinti per F uguale a F meno 32, e quindi F è uguale 9 quinti per C più 32. Ok, si poteva fare facilmente a mente, ma a volte è comodo, quando vogliamo avere un'equazione, scriverla direttamente e andare a fare la manipolazione, diciamo così, simbolica sull'equazione per ottenere il risultato. Quindi, se io vado ad eseguire questo e vado a fare la verifica, scusate, mi ho messo, ho sbagliato il nome della variabile, del parametro, ok? Quindi a questo punto vedete che 82 corrisponde a 28, 60,8 corrisponde a 16 e 0 corrisponde a 32. Okay? Fahrenheit in alto, Celsius in basso. Scrivere una funzione che si chiama tempconv, che riceva due parametri, F e C, entrambi opzionali. Ne possiamo dare il valore di default NA. Okay, quindi se is NA F, allora return di C to F di C, vado ad utilizzare le funzioni precedenti, se is NA di C, return, scusate, se, allora, se F è NA lo calcolo, se C è NA vado a fare un F to C di F. Ok, se non ho sbagliato, ottengo i due valori. Ok. Bisogna mettere print se non lo stampa? Sì, esattamente. Allora, se metto print stampo tutti e due i valori, altrimenti quando sono dentro una coppia di graffe vale semplicemente l'ultimo soltanto. Ok? Quindi 28,82. Questa funzione è vettorizzata. Vedete che le condition is length 1, only the first element will be used. Perché?
in questo caso, guardate, torno qui, se a F passo un vettore, qui is NA di F, cosa vuol dire? Cosa vuol dire verificare se è NA applicato a un vettore? Vuol dire che ottengo sostanzialmente un altro vettore di valori logici che mi dicono quali elementi dell'array di partenza sono NA. Okay? In realtà in questo caso un vettore o l'altro deve essere di tipo NA. Quindi posso utilizzare due tecniche per andare a fare la verifica. O vado a prendere semplicemente il test sul primo elemento. Quindi prendo il primo elemento di F, se quello è NA, allora considero tutto il vettore da calcolare. Possibilità 1. Seconda possibilità, vado a utilizzare la funzione all che mi dice se tutti gli elementi di quel vettore, quindi quello che mi dice quali elementi di C sono NA, allora vado a fare il calcolo. Right? Uno o l'altro. In un caso verifico il primo elemento soltanto, nell'altro caso verifico tutti gli elementi. È ovvio che se io vado a chiamare la funzione tempconv con tutti e due i valori a NA, ottengo qualcosa che è un NA. Chiamo questa funzione passandogli NA e quindi il risultato sarà NA. Quindi a questo punto, avendo modificato la mia funzione in questo modo, se rieseguo e quindi ridefinisco la funzione e vado a rieseguire questa funzione qua, ottengo sostanzialmente i risultati di prima. Anche qui, print, se voglio avere tutti e due i risultati. Fibonacci, le due varianti le lasciamo per dopo, ok? Eventualmente ci torniamo, visto che non manca tanto, qualche informazione sui plot. Allora, innanzitutto, premetto che i plot di base sono molto molto elementari, è possibile andare a personalizzarli, ma è un'operazione che richiede molto lavoro, okay? E comunque il risultato non è mai eccellente. Quindi l'idea è, sappiate che esistono questi, perché se volete fare un plot veloce vanno benissimo. Poi utilizzeremo un'altra libreria che è molto più sofisticata, è quella che utilizziamo normalmente, che utilizzeremo normalmente poi insomma, per svolgere degli esercizi un po' più interessanti che ragionalmente utilizzerete voi in sede d'esame, che si chiama ggplot2, e allora su quella andremo a vedere nei dettagli come andare a ritoccare e definire tutti i dettagli dei grafici. In questi sappiate che si può fare, ma non perdeteci troppo tempo. Allora, plot mi dà la correlazione tra, in questo caso, la popolazione e il numero di omicidi. Quindi voglio fare un plot x murders dollaro popolazione, y murders dollaro total. Quello che ottengo è questo diagramma. Ok? In alternativa posso utilizzare il width murders plot population virgola total. Vedete che qua l'etichetta dell'asse x e quella dell'asse y corrispondono alle espressioni che io passo dentro il plot. Quindi in questo caso
lo tengo un pochettino più raffinate. Ok? Ok, qui c'è ogni tanto davo degli errori in base alla lettura, ma dipende, credo, da un blocco di R studio. Quindi qui vediamo che sostanzialmente la popolazione segue il numero totale di omicidi. Ovviamente ci sono alcuni che sono più in alto e altri più in basso. Possiamo utilizzare la stessa cosa usando non x e y, ma bensì la formula. La formula è quella con tilde, quindi posso andare a dire total funzione di popolazione e devo andare a dire che i dati sono murders. Okay, quindi è una formula dove gli elementi della formula fanno riferimento alle colonne che si trovano dentro quel data frame. Okay, e il grafico è sostanzialmente lo stesso perché i dati sono quelli. Okay, è semplicemente un modo diverso di andare a descrivere queste informazioni. Okay. Vedete che qui abbiamo nella parte bassa, sia di un asse che dell'altro, tanti dati, perché abbiamo pochi stati, in California è questo qua che sta su, che è 37 milioni di persone, e che è molto distante rispetto agli altri, okay? Sia in termini di popolazione che in termini di numero totale di omicidi. Per cui non riesco ad apprezzare molto bene i valori che stanno in basso. Una tecnica per andare a vedere meglio i dettagli quando ci sono dati, tanti dati piccoli, vicini tra di loro, è quello di utilizzare una scala logaritmica. Lì vi avevo scritto insomma, gli aspetti principali da tenere conto. Direi che usando log xy metto una scala logaritmica sia su un asse che sull'altro. Ovviamente potrei metterla soltanto su un asse e non sull'altro a seconda delle esigenze. A questo punto vedete che usando la scala logaritmica i dati che prima in basso erano tutti appiccicati qui sono molto più distanziati. Okay? Quindi in generale ricordatevi che molto spesso l'utilizzo di una scala logaritmica può essere utile per fare queste operazioni. Ok. Istogramma, c'è la funzione ist che permette di farlo, quindi istogramma del tasso di omicidi, quindi murders dollar rate, quello che abbiamo calcolato prima. La funzione ist calcola gli intervalli in base a cui andare a calcolare le frequenze secondo un suo algoritmo. È ovvio che cambiando il numero di break cambiano molto i dettagli. Per cui se qui vado a mettere breaks, posso ovviamente andare a mettere tanti elementi, oppure posso semplicemente, invece di andare, vedete che qui abbiamo come intervalli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Se invece di mettere gli intervalli esatti vado a mettere 30,
quindi vado, vuol dire andare a suddividere l'intervallo minimo massimo dei valori in 30 sottointervalli, in 30 bin. Vedete che il risultato cambia abbastanza. Okay? Se voglio degli intervalli che corrispondono a un'ampiezza 1, che non è quello che vi ho fatto qui, sostanzialmente devo andare a mettere breaks e qui vado a mettere i numeri che vanno da 0 fino a 16, 17, quello che è. Quindi 0, 2 punti, 17. Okay? In questo caso l'ampiezza dell'intervallo è 1, infatti abbiamo qui tra 0 e 1, tra 1 e 2, tra 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, e poi andiamo avanti. E vedete che comunque c'è un calo qui in mezzo che qui con meno bin non era visibile. Quindi ripeto quello che vi ho detto già credo qualche volta parlando di istogrammi e anche di poligoni di frequenza. Attenzione ai bin che utilizzate perché possono nascondere o evidenziare dettagli diversi. Okay? Usare dei bin troppo piccoli a volte però non va tanto bene perché abbiamo dei dettagli troppo dettagliati. Domanda. Ho avuto bisogno di arrotondare rate perché mi diceva che alcuni intervalli non entravano in nessun intervallo selezionato. Allora, attenzione, se io faccio min marder, max marder, non è detto che ottenga il risultato che voglio. Ok, ve lo scrivo qua sotto. Anzi, lo faccio direttamente qua. Il problema è che qui... quando faccio un range, gli incrementi sono di 1 e partono da 0,31, quindi dal valore più basso. Non sono allineate agli interi. Quindi sì, può funzionare. Attenzione che qui di nuovo non me lo prende. Quindi se io faccio così, mi dice alcuni non sono contati perché di nuovo gli intervalli tendenzialmente sono chiusi a destra e aperti a sinistra. Quindi posso arrotondare, a quel punto tendenzialmente tutto funziona, ma in questo modo non ce li ho ben allineati, quindi è ovvio che io potrei anche iniziare da, per essere sicuro che tutto funzioni, min meno 1 e max più 1. Attenzione alle parentesi perché il due punti di intervallo ha una priorità più bassa. Ecco, in questo caso riesco a farlo, ok? Però ovviamente va da meno 0,7 a, non mi ricordo che valore fosse prima. In questo caso rientrano tutti per forza perché il primo intervallo è un'unità meno del minimo e quello più alto è un'unità più del massimo. Altrimenti funziona come il cut, che gli intervalli sono tutti chiusi a destra e aperti a sinistra.
per essere sicuri e avere i valori allineati, una cosa che posso andare a fare è da 0 a non 17, ma bensì ceiling di 'max' di Marden rate. E ceiling vuol dire che mi prende l'intervallo subito superiore a quello, e quindi qua di nuovo mi funziona. Attenzione che qui gli intervalli corrispondono a da 0 a 1, da 1 a 2, eccetera. Ok? Quindi quest'ultimo gradino qui corrisponde ai valori che sono maggiori di 5 e minori di 6. Okay. Volendo posso anche, se sono interessato, andare invece a fare ceiling arrotonda all'intero superiore. Quindi prendo il massimo e prendo l'intero superiore. In questo modo ho intervalli di ampiezza esattamente 1 a partire da 0, altrimenti rischio di fermarmi prima. Posso fare questo più 1 meno 0,5. In questo caso vedete che prendete la barra corrispondente al 5, vedete che è centrata sul 5, quindi questo quest'ultimo gradino qua corrisponde a tutti i valori che stanno tra 4,5 e 5,5, che quindi sono vicini a 5, approssimabili a 5. Okay. Di nuovo, ve ne lascio un paio e vi faccio vedere che in realtà vedete che cambiando di 0,5 cambiano abbastanza i valori. Okay? Perché questo qui intorno allo 0 sono i valori da 0 a 0,5. Okay, in realtà da meno 0,5 a più 0,5, però non essendoci valori negativi, qui ce ne sono di meno. Quindi l'allineamento dei bin e la loro ampiezza o numerosità sono due aspetti da curare. Vabbè, stessa cosa andando a prendere questo qui. E qui vado a mettere 2 per quel valore e divido tutto per 2. Ok, molto più fine. Allora, boxplot. Marders dollaro rate, me lo fa vedere in verticale, horizontal true mi permette di vederlo in orizzontale, quindi un pochettino più allungato, è un po' più facile da vedere. Ovviamente posso avere anche un box multiplo in cui mi va a prendere rate in funzione della region dove i dati sono sempre quelli i soliti.
se io volessi andare a riordinare le regioni, ecco, devo fare un reorder delle regioni in base al totale. Attenzione, reorder cosa fa? Ah, mi restituisce questa questo region come fattore ordinato in base alla popolazione. Ok, quindi Mardens dollaro region e vado a prendere questo ordinato in base non alla somma ma alla media. E poi faccio il box plot sostanzialmente come prima. E a questo punto vedete che sono ordinati nell'altro modo. Quindi ricordatevi che reorder prende questo region che come fattore e lo riordina in base alla media delle popolazioni di ciascun livello di regione. Diagrammi a barre è un bar plot con i vari stati e il valore. Quindi bar plot hub in funzione di, no scusate, non hub ma bensì abbiamo detto rate in funzione di hub data uguale a mothers. Okay. Vedete che io qua su ho già messo width 8 e altezza 12 perché pensavo di farlo in verticale, okay? Altrimenti le etichette si sovrappongono l'una all'altra, il motivo per cui molto spesso quando ho un diagramma così che è poco leggibile basta veramente poco andare a mettere horizontal uguale a true, e ovviamente devo andare anche a mettere l'as uguale a 1 per mettere l'orientamento delle etichette tutto orizzontale. In questo caso finalmente ho tutti i miei stati ordinati. Se li voglio ordinare per tasso decrescente, posso sostanzialmente andare a prendere questo e qui fare reorder hub virgola rate. Quindi vado a prendere come etichette non più le abbreviazioni di partenza, ma le abbreviazioni riordinate in base al rate. E quindi ottengo tutti ordinati. Salvo e di qua ottengo sostanzialmente tutto quello che avevo prima. Ok, allora direi che abbiamo
per ottenere il viewer, quello che ho fatto quassù è di andare a mettere output HTML notebook. In questo modo viene interpretato come notebook e poi basta fare preview e mi apre la preview che c'è di là. Ok, scusate, mi sta scorrendo un po'. Le soluzioni sono pubblicate, spero di aver chiarito più o meno le cose principali. Giovedì parliamo di una libreria che si chiama Tidyverse, che permette di andare a manipolare data frame facendo un sacco di operazioni che possono essere utili per la visualizzazione. Okay? Vi pubblico domani una lezione relativa a questa libreria, così avete un'idea generale di come funziona. E poi giovedì faremo un po' di esercizi assieme pratici per comprenderli meglio. E poi la settimana successiva la potete utilizzare direttamente in laboratorio assieme alla libreria ggplot per fare dei grafici un pochettino più sofisticati di questi che avete visto qua. Direi che con questo per oggi abbiamo concluso. Buon pomeriggio, questo ve lo metto come al solito sulla repository dove ci sono gli esempi, la soluzione è anche presente sul GitHub in cui ci sono, scusate, su GitLab dove ci sono le esercitazioni e sulla pagina del corso ovviamente.